Ciao amici! La 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 la. Allora, condividiamo las lives. Avevo detto, amici e amiche, che ancora non siete entrati, che avreste scelto voi il dinosauro, eh? Ciao! Allora, i primi che entrano decidono il dinosauro che useremo, eh? Tra l'altro, io non vedo l'italiano, eh? Io ho visto che era in italiano, ragazzi, perché impostazione giocatore singolo serve, lì c'è scritto in italiano. È un po' italiano, un po' no, avviso in inglese. Allora, vediamo un attimo i dinosaurozzi. Allora, il Metriacatorhaurus. Guarda Stream Elements, Sound Alert, ciao amici, come state? Allora, il primo è Metriacanthosaurus. Il secondo è Albertaceratops. Oh, tutte le volte devo fare così, che palle. Il terzo è Bordasboldia. Ciao amici, benvenuti Marco Drums Games. E un sacco di... uomo tigre! Dai che scegli tu il dinosauro! Sarcosuchus! Ciao uomo tigre, come stai? Sono ufficialmente in ferie, amico mio, ufficialmente in ferie, non vedo l'ora, non ce la faccio più, devo riposarmi. Metriacanthosaurus, ragazzi, solo questo. Grande, ciao ragazzi, Daspetosaurus, ma chi ha dato i nomi a sti rovi? Oh, domenica finiscono, grande. A me domenica finiscono. Ah, che eri in ferie. Ti finiscono domenica e ricominci. Cazzarola. Cazzu, come dice il mitico. Allora, Tyrannosaurus. Ragazzi, facciamo Tyrannosaurus? Tyrannosaurus Rex? Oppure c'è il... Sarcosaurus. Io una settimana ho avuto. Ah, ok, amico mio. Bene. Dai, l'importante è che ti sei... riposato. Amargasaurus Borsnaldia. Minchia, ma chi gli ha dato i nomi sti rovi? Aliosauramus, Allosaurus, Anodontosaurus. Questo qui? Anodontosaurus, questi qui sicuramente è un dentista. Camptosaurus. Ciao amore mio, sto leggendo i... c'è uomo tigre, amore, dai che sceglie lui. Oh, uomo tigre, mi devi dire giusto come si pronuncia il dinosauro che vuoi che usiamo, eh? Allora, Ceratosaurus. Ciao. Uomo tigre. Ciccio. Mi sono ricordato, uomo tigre, mi stupisco di me stesso, incredibile. Allora, Concavenator. Ragazzi, ciao. Deinonychus. Sucomimus. Oh, raga, perdonatemi, ma come cazzo sono sti nomi? Deinoceirus.
Allora, Eotriceratopo. Questa non è male, eh? Questa non è male. Cazzarola, quando entro vedi perché non entravo, farveli vedere. Ah, dove siamo arrivati? Beh, andiamo proprio veloci. Deinonychus Succomimus. Succomimus, questo succa. Deinocheirus. Fammi vedere questo. Ah, no, brutto. Dramsosaurus non c'è. Dramsosaurus, vediamo. Oh, mi stai pigliando per culo? È il dinosauro dei drammi. Allora, vediamo. Dramma, quello che hai detto tu. Vediamo quelli che ci sono qua. Iguanodon, Kentrosaurus, Eotriceratops. Oh, sono quasi finiti. Ciao Loki! Mamma mia, sto diventando matto. Questi cazzo di dinosauri. Ma chi gli ha dato i nomi? Però sono dei pazzi chi gli dà i nomi a questi cosi, eh. Ciao Axel! Grande uomo tigre. Lambeosaurus, Latenivenatrix. Minchia, raga. Oh, Megalania. Oh, quasi quasi scelgo questo perché Megalania è pronunciabile. Spinosaurus. Spinosaurus, bello raga! C'ha le gambette un po' piccole, vabbè. Allora, poi c'è Stegosaurus, bello, Stegosaurus, raga, è fico, eh. E c'ha i branchiotti là dietro che dà di quelle legnate. E poi c'è il Strutiomimus. C'è grande, raghi. Oh, Styracosaurus, questo? Bello, bello! Sembra un polpettone. Albertaceratops. Mamma mia, ragazzi. Questo era bello, né? Questo? Vi piace questo, ragazzi? Dai, scegliamo il dinosaurozzo così andiamo. Questo è... Bevete, raga, eh? Ma raccomandi. Bella Axel, bella Loki, bella uomo tigre. Oh raga, scegliamo sto robo. Striracosauro. Allora, Striracosauro, fammelo andare a cercare, amico mio, eh. Striracosauro. Aspetta, aspetta che forse l'ho letto. Striracosaurus. Striracosaurus, vai. Scelto. Quella, salvo! Guarda che cosa ti porta Marco Drums! Incredibile! Sto facendo il PC. Wow, grande! Grande, amico mio! Che figata! Bella lì il picciozzo, il picciozzo. Allora, giocatore singolo. Modalità di gioco. Allora, che cosa devo fare qua? Ragazzi, la prima volta. Pesce. Crescita. Tutorial caverna. Ma che devo fare? Danni da caduta, minimappa. Qui si vede proprio che è tipo crescita. Che cosa vuol dire crescita? Tutorial caverna. Non so. Ti mando i componenti, vai, vai tra, amico mio. Allora, Panju è la mappa. Non ce n'è un'altra? No. Modalità di gioco, avventura. Ok. Ospita. Oh ragazzi, stiamo incominciando il mega gioco dei dinosauri. Ah no, no, aspetta che devo fare... Aspetta, abbiamo detto che prendevamo l'ultimo, eh? Allora, perché non ho il nome? Oh, raga, questi c'hanno le pinne. Bello! No, abbiamo detto... Il mitico Axel mi ha detto... Allora, io ho la webcam proprio sul nome, aspetta che devo spostarla. Ok, allora abbiamo detto Sarcosaurus? No. Cioè, che cazzarola. Dov'è quello che abbiamo... È questo Styracosaurus? Vero, raga? Styracosaurus? Maschio? E questo che cos'è? C'ha Styracosaurus. Styracosaurus. Sì, è lui. Allora, aspetta che lo prendiamo. Docornus. Mamma mia, che roba. Spinacaudis. E c'ha la peluria sul fondo schiena. O Albertensis. E l'Albertensis qual è che sarebbe? Non c'ha due cornetti un po' più in su.
C'è il Nürburgring. Eccolo Andrea! Allora, quello del Nürburgring è che schifo, con un po' di peluria perché gli cresce sulle curve quelle che sto facendo adesso che mi fanno diventare matto. Allora, colore ragazzi. Ok, a me non sembra che cambia però. Motivo? Ah, motivo sì! Oh, allora mi piace di più questo, questo, questo. Oh, a me piace questo. A me piace questo. No, dai, andiamo con questo. Come si fa? Nome Marco Marcoratopo. Marcoratopo. No, ma Marcoratopo no, perché poi mi prendono in giro che tipo Topolino. Marco. Dai, ragazzi. Allora, tu hai scritto Nürburgesaurus. Dai, dai, Nürburgesaurus. Aspetta, aspetta. Allora, se non dite l'altro nome, Nürburgesaurus. Mi piace? Vado a sessione in D&D, ci becchiamo alla prossima. Mitico, buona D&D. D&D, Domodossola che cazzo è D&D? Bella, 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 ciao Axel, D&D, Dungeons and Dragons, ah, Nürburgesaurus, grande, grande, Saurus, bella lì Axel, ciao, ciao, stavi bene, salutami Kit, Nürburgesaurus, sembra un po' un hamburger anche, eh? Sembra un po' un hamburger ragazzi, io ve lo dico, oh, si può giocare anche in coppie, eh? D e D. Devo andare a vedere che cos'è sto Dungeon Dragon. Ah, fallimento della missione è stato interrotto. Lago. Allora, tempo rimasto 29 minuti. Trova posizione depressione dei due fratelli. Raccogli 15 alghe. Ok, allora. Allora, no. Praticamente stai fuori dal tracciato. Sì, assolutamente. Oh che corre! Oh che corre! Sto fuori dal tracciato, eh? Eh sì. Direi che dal Nürburgesaurus. Oh, cos'è questa? Alghe. Non mi frega se sono pieno. Se la quest mi dice che devo raccogliere le alghe, io raccolgo le alghe, amico dinosaurozzo. Raccogli. Lo so che sono pieno. Raccogli. Lo so che sono pieno della quest. Oh, c'è qualcosa qua. Ma entra anche in acqua, eh? È un mega dinosauro questo qua. Fico. Devo stare molto attento. Oh. Ma perché dice son pieno? Son pieno da che? Dove sono le algozze? Allora, graficamente, essendo un PS5, non è niente male, devo dire la verità, eh. Raccogli. Oh. Milk Cap. È il GR3. Ma assolutamente, amico mio. Questa qua è un GR, è un GR3. È un GR3 ibrido. È un GR3 ibrido, amico mio. Oh. Raccogli queste algozze. Raccogli queste algozze. Amico mio, per la quest. Sì, ma lo so che sono pieno. Sono le alghe per la quest. Sono le alghe per la quest. Ok, dai, prendi le alghe, dai che ci sono tutte qui. Dai che ne manca una, algozza, dai una. Oh, missione completata. 200 puntozzi. Cosa ci farà con i puntozzi? Lui è un dinosauro, non può spendere tanti soldi, eh. Ci si compra da mangiare. Guardate ragazzi, il dinosauro è fatto da Dio, eh. Con poco questa peluria esterna.
depressione, tempo rimanente. 20, trova posizione, depressione dei due fratelli. Oh, sarà là. Vedo un... Allora, no, non mi corre più. Questa GR3 si è un po' scassata, eh? Diciamo che è un po' stanco perché c'ha una bella massa da portare, eh? Oh, cosa fa così? Oh. No. Non è che c'è proprio un tutorial. Oh! Figo! Il radar, il radar meteo. Ciao amici, amiche. Stasera gioco il nuovo ozzo, figozzo, figozzo, eh. Ah, personaggio. Chiaramente devo spostare la webcam ancora. Ci sarà una posizione dove non rompe le scatole. Mettiamoci qua nell'angolino, dai. Ok, personaggi social missione. Ok, niente, andiamo. Io credo che bisogna andare là. Dai, corri, amico mio. Corri in acqua anche, fatti una bella nuota tozza. Ma questo qui sicuramente sa nuotare, vero, raga? Non è che mi si... Oh, non sa nuotare sto robo. Muoviti, cacchio. No, che va giù l'aria. Mamma mia, raga, è pesante. Duccio di culo che c'è poco. Quindi ragazzi, questo non sa nuotare. Dai, respira, amico. Grande. Oh, cosa fa? Questa è stata fortunella, raga. Ma come mai non beve? Cioè, non è pieno di beveramento. Dai, vai. No, è stanco, raga. È molto stanco il ragazzo. Ok, dai, ha ripreso. Ciao amici e amiche di Twitch, buona serata a tutti, buon venerdì sera. Ho cominciato le ferie oggi, quindi sono molto carico e molto carico di fare un gioco particolare con questa GR3, come dice l'amico Andrea. Guardate che bella GR3, questa qui è ibrida, ibrida. Allora, diciamo che missioni, lago delle praterie. Io non so se devo andare di là, raga, però c'è un simbolo. Mangia! Frutti di bosco. Non è che poi mi fanno andare in bagno i frutti di bosco. Vabbè. Però sembrano buoni, eh. A livello di frutti di bosco mi sembrano abbastanza buoni. Io passo dentro a questi robe qua che sembrano spinosi. Vabbè, fa nulla. Tanto c'ha la corazzozza. Allora, diciamo che la modalità che sto facendo di questo gioco io, ragazzi, stasera è... Path of Titans, il gioco, è la modalità singolo per imparare un po' come si fa. Poi c'è anche la modalità multijocators, missioni. Eh sì, in 23 minuti devo trovare... Ah, vedi, raga. Ok. Ok. Dai, corri un po' però, perché... Ma è un bradipo o un dinosauro? Allora, dovrebbe essere un Tyrannos qualcosaurus, boh. Secondo me è un po' un mix. Sinceramente c'era anche il Tyrannosaurus Rex, però non volevo subito andare con la Porsche, o la M6. Amico mio, andare subito con la M6, la macchina più fica. Volevo andare un po' con un dinosaurozzo un po' più scarsino, Però mi sembrava bello, Axel ha detto che è fichissimo, quindi... Perché probabilmente avrà come protezione il testone con le corna. Sicuramente avrà il testone con le corna. Sì, ma qui lui riesce a scalare. Dite che fa anche da fuoristrada sto robo? È un po' una bella montagnozza questa qua, Ci proviamo a scalarla? Come una AMG
i gipponi quelli della Mercedes o una Range Rover. O io provo, raga. Poi se per caso scivola e mi faccio male, speriamo di no. Oh no, 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 no. Ah. Caspita, devo fare il giro della montagna. Speriamo che sia qui. Allora, dalla mappa si vede che il... la montagna... Madonna, come va lento! Tra l'altro c'è anche fame, mi sa, tra un po', eh? Beh, effettivamente l'unica cosa che può fare è camminare. Non credo che ci siano altre cose da fare. Allora, belli monti innevati, sullo sfondo. Io ho visto qualcosa qua. Che cos'è? Che cos'è? Il fungo? Lascia. Non ho capito perché non mangia. Però la barra rossa mi sembra che è andata su. Forse ha mangiato, eh? Allora, il monte è di lì. Sono riuscito a fare il giro di fianco, eh? Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Ragazzi, c'ho un sonno pazzesco, eh? Pazzesco prime. Madonna, ma è proprio... Oh mio Dio, è una montagna. Attenzione! Attenzione, Nürburgrausaurus! Che sembra un po' un hamburger e un po' il Nürburgring e Nordschleife, eh? È un po' un mix. E avevo 30 minuti, ma siamo già a 19, raga. Quindi non è tanto scialla, eh? Nel senso, pensavo che era più scialla, invece mi ha troppo. Perché non corre sto cretino? Forse bisognava prendere tipo un... Madonna, sto divano che mi ha comprato mia moglie è iper lungo. Per poter stare dritto devo mettere 7 cuscini. Allora, speriamo che piaccia ai miei amici questo gioco e alla gente che entra, perché se no, ragazzi, ci fossilizziamo a portare solo Gran Turismo, Assetto Corsa e Formula 1, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, stiamo viaggiando con il nostro dinosaurozzo. Oh 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 oh. Ah no, pensavo che era la casa. No, effettivamente, ragazzi, le case non c'erano, nei tempi dei dinosauri. Marchito, anche te. Allora, io credo che devo andare di qua, eh. Allora, a livello grafico non è niente male, eh? Anche la vegetazione non scatta, non fa cose strane, a parte qualche scattucchio, l'ho appena detto, ha scattato. Diciamo che è una betozza, è una betozza questa qua, quindi... Ha le pigne? Vediamo. Le pigne. Eccole qua le pigne. Calmo, calmo, calmo Ciccio, non devi correre adesso, non devi correre. Dove cazzo vai? Anche i funghi vuole, eh? Ciao amici! Ma che te... Ma dove vai?
Come state, amici miei? Buon venerdì sera a tutti. Intanto qua stiamo... Non devi correre, dinosaurozzo, devi solo prendere le pigne. Bravo. Ciao amici e amiche di Twitch, Path of Titans, il nostro mega dinosaurozzo sta a magnà le pigne. Dai, fai bravo. Fa un po' i capricci, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, buon venerdì sera a tutti, ragazzi e ragazze, grandissimi, come state? Come state? Come state? Come state? Io sto bene, è iniziato le ferie oggi, stiamo... Questi sono funghi? Sì. Questi sono funghi. Allora, dobbiamo cercare pigne e funghi, eh? Ciao ragazzi, come state? Mitici ragazzi e ragazze, benvenuti. Mega live stasera un po' diversa da Formula 1, Gran Turismo 7 e Assetto Corsa. Stiamo con un GR3 ibrida, come dice l'amico Andrea, questo bel dinosaurozzo. Allora, lo scopo del gioco non lo so, è sopravvivere, evolversi e crescere col nostro dinosauro, che io credevo che si partiva un po' più piccoli, invece ho visto che si parte già belli grossi, eh? Si parte già che siamo belli grossi. Là ci sono dei fungozzi. Allora, manca pochi fungozzi. Dai, madonna, che non corre ragazzi, non corre, è stanco. Speriamo che ce ne sono quattro, no, mi farà morire. Ciao amici e amiche di Twitch, stiamo andando col Mega Dinosaurus, che l'abbiamo chiamato Nürburgrausus, boh, una roba del genere, comunque è un casino. Allora, ok, le pigne. Funghi basta. Le pigne erano qua, ce n'erano anche un botto, eccole qua. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Dai, devo trovarne un altro. Ehi, Gianmarco! Allora, sei arrivato tardi, amico mio. Sta piovendo, fico. Allora, sei arrivato tardi, abbiamo già scelto il dinosaurozzo, che è questo Triceratosaurus, boh, sa il cavolo. E l'abbiamo chiamato Nürburgrausus, un po' per il Nürburgring e un po' per l'hamburger. Che ci facciamo? Tanti hamburger da questo robo. Allora, dai, dobbiamo trovare 5 pigne e in 13 minuti andare in destinazione. Lui, diciamo che ogni tanto si blocca. Oh, l'ho visto là in fondo. Mamma mia, come va lento. Otto, 49, 50, champignon, ma quanti ne devo fare? Allora, vedi, ciao ragazzi, come state amici? Allora, andiamo verso il punto e dobbiamo raccogliere 25 fiori e 35 champignon addirittura. Quella, ragazzi, champignon, ci facciamo un risottino? I cazzi, direi, champignon anche, bella lì. Dai, su. Allora, dobbiamo depressione dei due fratelli. Trova la posizione depressione dei due fratelli, che dovrebbe essere quel simbolino blu. Le mappe sono gigantesche, amici miei, Cioè, è tanto, è già... Quant'è? 20 minuti, ragazzi, che stiamo camminando? Allora Gianmarco, è molto bello, graficamente. Per adesso non ho ancora trovato da fare a botte con nessuno.
spero di non trovarlo. E adesso c'è una catena montuosa. Lui è proprio qua dove c'è la catena montuosa. La missione locale finirà se rimani fuori dal PD dal tempo uscendo da cratere della prateria. Stiamo uscendo. Vabbè, possiamo andare di qua. Ok, di qua è. Allora, la missione terminerà fra 11 minuti. Raccogli i fiori. Ecco il tempo. A me le cose a tempo non è che mi piacciono tanto, vi devo dire la verità, eh. Ah, ma sta... C'ha fame? Io vedo che un po' c'ha fame, raga, eh. E anche l'acqua, tra un po' manca. Però dove mangio? Non c'è niente da mangiare. Proprio ci sono punti della foresta tropicale dove non c'è nulla da mangiare. Infatti adesso ho visto il ritiro della scogliera. Ok, siamo andati in una nuova zona, eh. Sta piovendo, non può aprire la bocca così beve? No, eh. Proprio devo trovare un ruscello. Oi 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 oi, caramba. Cos'è che c'era qua? Ciao amici, come state? Radici, raccogli radici. Vabbè. Allora, lascia. Dimmi. Allora, non so nulla. Vediamo un attimo. Allora, dobbiamo salire di qua. Ci passerà il nostro eroe dentro qua o si incastra con le corna? Sì, è lentino, però è fatto benissimo, eh. E d'altronde, però, amico mio, è una pozza quella. Non è che una bestia da 170 migliaia di tonnellate può correre tantissimo. Più che altro hanno fatto una quest iniziale un po'... Ciao Franco! Grande! Guarda qui che GR3 ibrida che ho comprato, Franco! Più che altro sai cosa? È che la prima missione mi sembra un po' esagerata. Mi sta facendo, Franco, una GR3 ibrida, è molto ibrido questo coso. Si chiama Nürburgesaurus e ha detto il nome il mitico Andrea, eh? Ma esatto Franco, una bella livrea fatta da Sharderino, ci sta come cosa, grande, mi piace l'idea. Devo dirgli a Sharder se entra stasera se mi fa una livrea. Allora, io per cambiare gioco, ragazzi, davvero mi piace, è fatto benissimo il dinosauro, è fatto bene anche lo scenario. Diciamo che spero di non morire subito perché mi sta mancando un po' d'acqua, siamo già arrivati a metà acqua e anche la fame, anche ha fame lui. Diciamo che più che altro non ho capito che cosa bisogna fare, la realtà è questa. Perché la cosa di raccogliere i fiori, le cose, ok. Poi va molto lento, mi fa anche male il dito tra l'altro. Dovrei usare il volante. Magari col volante è meglio, raga. Era che la prima missione, devo trovare sta zona che mi dice lui dei due fratelli. E c'è mezz'ora per trovarla, mi sembra un po' esagerata, nel senso, dove l'hanno messa sta zona? Perché? E poi perché il ritiro della scogliera 0%? 0% di cosa? Poi tra l'altro ragazzi è una software house cinese che ha fatto un gioco... Oh, perché uno? Ha fatto un gioco fenomenale, eh? Tutto in italiano, tra l'altro, manco
manco la Ubisoft e tante altre. Oh, perché il piedozzo sotto è non c'è più bianco? È stanco forse? Dovrei riposarmi? Raccoglitrice di campi erbosi fallita. Vabbè ragazzo, sì, ci sta. Raccogli 25 fiori, ma i fiori non li trovo. Non li ho visti. Poi tra l'altro dovrebbe anche mangiare e bere. Ah, bevo io. Al posto suo. I fiori non li trovo. È una zona proprio brutta questa. Missione locale fallita. Sto uscendo. Io sto andando verso quel puntino là, ma io non lo so se poi effettivamente è il puntino è lì, eh. Missione principale. Eh sì che è lì. Eh sì che è lì. Non mi dice neanche quanti metri manca, non mi dice nulla. Allora, la cosa di correre è quella barra sotto che vedete, sotto quella rossa che è quella della vita. C'è quella barretta lì che quando sale il bianco è la sua forza, quindi può correre più per più tempo e fare anche altre cose. Diciamo che prima era una zona che almeno da mangiare c'era e poteva anche mangiare. Io sto vedendo che sta calando drasticamente il cibo e l'acqua. Ma non vedo neanche nulla. Ha detto bene, depressione. Trova posizione Wingston centrale. 29 minuti. Oh! Mi sa che ho fatto qualcosa. Che cade, stai tranquillo. Johnny, occhio, acqua. Acqua, raga. Oh, guardate come beve. E bevi, amò. E che cacchio. Dai. Bevi. Grandi, raga. Dai. Ma sei serio? Quantità dell'acqua troppo bassa. Qualità dell'acqua troppo bassa. C'ha pure le pretese il ragazzo. Minchia raga. Vabbè. Qualità dell'acqua. Facendo bel fango. Vabbè, che cazzo. Oh, cosa vuole? La Ferrarella vuole. L'azzurrina. Acqua è acqua, amico dinosaurozzo, eh. Oh, grande uomo tigre, grazie mille amico mio, wow, grande, scusa raga, è che non lo vedo, grazie Franco della dritta, grandissimo uomo tigre. Comunque il signor uomo tigre è un uomo mitico, sì, ieri sera ci siamo fatti una live fighissima, sì, grande, grazie uomo tigre, grandissimo davvero. Ieri sera ci siamo fatti una mega live grandissima, io mi sono divertito un botto, tra l'altro ragazzi non ho capito per quale motivazione ho perso tutta quella vita, eh. Vabbè, può mangiare i fiori sto scemunito, raccogli, vabbè, e mi è piaciuta un sacco, quindi la dobbiamo rifare assolutamente, belle garettine, divertenti, uomo tigre è un grande, quindi sì, ci sta, quando vuoi uomo tigre. Ho saputo sfortunatamente che ha quasi finito le ferie, quindi comunque io le ho iniziate adesso, quando vuoi uomo tigre, Andrea e tutti i miei amici possiamo giocare. Il fattore che sono caduto probabilmente mentre stavo cazzeggiando, perché ho metà vita, allora non è un problema. Oh dai uomo tigre, dai, è stato carino, anche se non siamo tutti non fa niente, possiamo giocare anche io, te, Andrea, anche in pochi, perché comunque ci divertiamo lo stesso. E mi devo solo organizzare con la famiglia. Perfetto. Tanto sai che siamo su Discord, amico mio. Su Discord mi dici, Marco stasera gioco, o Marco stasera non gioco, oppure Marco stasera gioco e non gioco. Ok, bella. Marco, ora che ho platinato il Gran Turismo, non ho quasi più voglia di giocarci. Allora, amico mio,
È la... Sì, dai, facciamo sta cosa perché è molto bella giocare online, a me piace. Mi piace giocare online, mi piace giocare offline, mi piace giocare a prescindere. E mi piace giocare con voi. Oh, noci, mangiamo un po' di noci. Si può mangiare? Io non riesco a capire come si mangia. Oh, la mappa! No! Fica la mappa! Ah, io sono lì, vado dove devo arrivare. Oh là là, ragazzi! È gigantesca! Oh, la maschia! Guarda la mappa! Fico! Vabbè. Allora, ah, sono altri fiori. Altri fiori vuole. Trova e mangia cibo, a bello, Una parola qua. Se sono i fiori, non può mangiare i fiori sto robo. Allora non gli piacciono i fiori. Non va bene l'acqua della pozzanga. Che cavolo, ma è un dinosauro, è raffinato. È un dinosauro raffinato. Dai. Ma perché devono finire? Ma queste non, scusa, non può. Noci tigre, non può mangiarle. Ma come si mangia? Boh. Allora, le noci le ha raccolte. I fiori. Ok. No, prendi quello d'uomo. Ok. Come corre? Calmo, che dobbiamo mangiare la pappa. Allora, io credo che questo è erbivoro, Non può mangiare un po' di erbetta? Raga, cosa dite? Non può mangiare un po' di erbetta? No, Deve proprio farmi fare 170.000 chilometri per mangiare... anche l'acqua non mi beve dalla pozza. Mamma mia, ragazzi. Che roba. Allora, se io mi butto giù, mi faccio male... Ai! Ecco come mi sono fatto male prima. Scusami, Nürburgersaurus. Iniziano i campionati Nation e Manufacturing. Sì. No, scusa, è vero, ragazzi, stavo parlando, poi dopo mi sono sconcentrato un attimo dal mio dinosaurozzo. Effettivamente, Franco, quando anch'io platino un gioco... È come se hai fatto tutto, no? Non ti viene tanta voglia di giocarci. Capisco quello che dice Andrea. E infatti, se notate, io sto tardando. Ah, sono uscito dalla depressione. E sto tardando a platinarlo. Perché anch'io non voglio ricorrere nella stessa problematica. A parte che streamando poi con voi mi piace tantissimo giocare online e anche fare le cose insieme, che mi dite come fare le curve. Poi ci sono tante cose che non ho ancora fatto, tipo tanti tracciati, tanti... Allora, Assetto è molto bello, però Assetto è una rottura di scatole, secondo me, perché lì è proprio attenzione al 100%, e in live, amico mio, è un problema, nel senso che... No, ma sei serio? Trova la Gran Turismo più divertente. Sì, infatti è quello che... Il feeling è molto meglio al volante. Beh, Assetto Corsa, ragazzi, è il miglior simulatore che c'è di macchine, Sì, è troppo complicato. ACC, Assetto Corsa Competizione. Sì. È bello tosto, Franco, però qua muoio di fame, Ve lo dico. Perché non riesco a trovare nulla? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Marco Drums Games Channel, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, grandissimi. Vero, ma quando ci prendi la mano non torni sul GT. Ma come fa a mangiare sto scemo unito? Ma non può mangiarsi una pigna, no, Non lo so, azzarola. Raga, sto crepando.
non vorrei, ma se vuoi questa sera con il dinosauro Marco Drans creperà sicuro, e quel dì mi trovai per esempio na 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 na. E da oggi, solo oggi, non farne dico più. Col dinosauro sono blu. È ibrido, ragazzi. Oh, mi è partito su ibrido, mi è partito Google. Allora, ai 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 ai, caramba. Cooperhead, amico mio, io lo volevo prendere, ma è uno sclero generale, eh? C'è gente, amici, che mi hanno detto che per fare le cose e per finirlo anche ci hanno tirato i porconi, eh? Quindi non lo so, se ti piacciono i giochi difficili te lo consiglio. Fall Guys lo porto, Uomo Tigre. Fall Guys è gratuito. Epic l'ha messo in modo gratuito, io l'avevo comprato al day one, pensa Uomo Tigre. L'ho fatto anche con Kitsune, l'ho fatto anche con altri amici. Lo potremmo portarlo anche noi, eh? Se volete, ragazzi, scaricate Fall Guys, ci vediamo una sera, come tipo queste qui, e ci mettiamo a giocare tutti quanti insieme, senza problemi, eh? L'importante è saperlo prima. Credo che sia diverso, Andrea, non è paragonabile a quei giochi lì, eh. Anch'io ho platinato Bloodborne e Dark Souls 3. Non so se l'ho platinato, ma ho finito Demon Souls con molta fatica. Elden Ring sono a livello 3,50, non l'ho ancora finito per mancanza di tempo. Però credo. Ciao Kevin, amico mio, guarda qua il dinosaurozzo, Kevin. Allora, l'abbiamo rinominato Nurburgersaurus, un po' per il Nurburg. Oh, guardate il cielo! Wow! Aspita! Sì! Assolutamente, Franco. Però lo scopo finale di un gioco è, una volta che ti sei divertito, una volta che l'hai finito, una volta che fai la storia, una volta che hai, diciamo, fatto le stupidate, perché ci sono certi trofei o certi achievement che ti fanno fare cose assurde, ma perché non me lo mangia? Ma lui mangia quando fa così? No. Sì. Sì, anche a me piace platinarli, ti dico la verità, non divento matto, Franco. Non divento matto a platinarli, eh. Se riesco lo faccio, se no posso. Ma guardate che cielo, ragazzi, che luna stellata, questa è luna. E guardate quante stelle, qua non c'era il surriscaldamento globale, il buco nell'ozono, qui guardate che bello il cielo, bellissimo. Andremo a morire, ragazzi, ve lo dico perché il dinosauro non ha quasi più forze. Non ho capito dove se magna. Qui mi continua a far andare da una posizione all'altra senza motivo apparente. Beh, certo, bello e bello, lo volevo comprare anch'io, amico mio, ti dico la verità. Solo che mio figlio, quando è venuto qua, mi ha detto: guarda che difficile, io non ho voglia di farlo. Ma quando raccogli non mangia quello che. Infatti sto scemunito. No? Ma no, ma lui vuole le robe prelibate, a lui non gli piace bere nella pozzanga. Cioè, ho preso un dinosauro che è un po' fighetta. Appunto, ma scusa, le noci, le pigne, non è roba buona la magnao. Cioè, non sarà, che ne so, un'insalata mista, ma. Cacchio, cioè, c'ha anche le pretese. Prima l'ho fatto bere, ma ha detto non lavo l'acqua, non è abbastanza buona. Acqua è acqua, Ciccio, su.
Tra l'altro, ragazzi, vedi, vedi qua, 1000 cap, lui lo prende, ma a me non sembra che, mi sa che muore presto, sì. No, dai, non posso spegnere il gioco, con tutto quello che l'ho pagato. Tra l'altro, inventario, Marco, inventario, dici che c'è un inventario, cioè, non credo, eh. Riprendi, impostazioni, disconnetti, salta, ruggito, siediti, ah, triangolo, aspetta un attimo, oh, magari riprende, guarda che riprende dormendo, aspetta un attimo, guarda qui, però sta crepando, eh. Apri menu, vediamo. Siediti, scatto, accovacciati, apri chat, apri menu, impostazioni, aiuto, gioco, sociale, controlli. Avevo letto ruta. Il ruggito, eh? Beh, ci sta. Allora, sociale, missioni. Missioni di sopravvivenza. Oh, amore mio, ciao! Oh, missione di sopravvivenza, aspetta che... svegliati, Chamonix! Ah no, che è sta roba? Dai, svegliati! Missione di sopravvivenza, ho messo il tracciamento. Vedi qua. No! Devo tornare indietro! Non ci credo. Vabbè, moriamo bene, raga. Moriamo come si deve. Perché missione trova cibo e mangia. Grandi ragazzi. Carlita è fuori con... Oh, che corre. Non lo sapevo che si poteva fare così che dorme. Il dinosauro. L'abbiamo chiamato Nürburgesaurus. Ma io dove sto andando? Aspetta, eh. Me la tracci o non me la tracci? Sta mission. Ah, è proprio di là. Ma dai! Ma avevo sbagliato la parte. Dove sto andando di qua? Tanto farà una brutta fine col mangiare, eh. Poi questo schermo rosso... Grande Carla, mitica. Amore mio, il mitico Uomo Tigre ci ha fatto l'abbonamento, ha fatto una bella sub. Grazie Uomo Tigre, grandissimo. Saluta, ringrazia Carla. Però non so se stai sentendo, se riesci a sentire anche l'audio o se stai solo leggendo la chat, amore mio. Io la vedo dura, eh. Ti prego, fammi mangiare. Ma dai, lì ci si mangiano. Ma che cosa deve mangiare sto robo? Ma è carnivoro? Forse è carnivoro, raga. È carnivoro sto robo? Ah, ecco forse perché non mangia. È carnivoro. Cos'è che c'era qua? Oh, bello. Oh, fermo. Calmo Gino. No! Muerto! È morto! Dai! Dai, cerchiamone un altro. Allegosaurus, Centaurus, Ronchetaurus. Rip! Rip Nürburgherino! Oh, allora, aspetta, questo è carnivoro, questo è erbivoro, avevo trovato un carnivoro.
Allora, andiamo sugli erbivori, dai, scegliamone uno. Allora, ve lo dico, ragazzi. Albert Ceratopo, Alberto, Amargasaurus, Anodontosaurus. Questo qua è un dentista. Borsboldia. Io sceglierei solo questo perché è Borsboldia. Camptosaurus, Deino. Beh, questo sembra un... Che sono quegli animali che hanno il becco rosa? Molto strano. Sto Deinocheirus, Eotriceratopo. Questo è fico. Forse era quello che c'avevo io, no? Iguanodon, Kentosaurus. Perché sei fico, eh? Lambeosaurus. Questo qui sembra qualcosa di Star Wars. Stegosaurus, dai. Dai, stego. Questo mi piace. Orca miseria, devo spostare la webcam. Allora, no, ho sbagliato. Allora, ragazzi, che nome gli diamo? Che nome gli diamo? Stegosandro. Facciamo una cosa tipo uomo tigre, Andrea e Franco, dai, aspetta. Uomo tigre. Franco tigre è carino. E Andrea come ce lo mettiamo dentro? Stegorino. È carino Stegorino, è simpatichino. Lo Stegorino. Stego uomino. Stego Andre tigre Franco. Oh, allora se ci sta. Andre. Aspetta che cazzarola, è lunghissimo. Andre tigre. Francosaurus. Che nomi della minchia. Francosaurus. Ragazzi, io amo sempre di più sta software house cinese, ok ragazzi, perché ha fatto un capolavoro. Allora, entra con che? Entro con questo. Ok, entra nel mondo, modifica, elimina spettatore, modifica. No, non mi interessa. Allora, entra nel mondo. Ok, allora ragazzi, è molto veloce, eh? Tutto via server, non è niente male. Tra l'altro questo sarà un free to play, eh? Questo gioco sarà un free to play, miei amici, quindi non si sa quando, non si sa dove, non si sa perché, lo potrete scaricare anche voi e ci possiamo giocare insieme. Però ormai Marco Dram sarà il più potente del mondo. Oh, ma che va sotto? Grande. Allora, in teoria stavolta dovrebbe magnà pettine. Allora, bisogna andare di là. Però devo anche raccogliere le ghiande, stavolta. Questo perde subito. Cos'è che fa qua? Pettine. Ma perché deve lasciare il pettine? Il pettine bisogna pettinarsi. Non ho capito perché mi lascia il pettine questo Branchiosaurus, Franco, tigre e via andare. Mamma mia ragazzi, se quello di prima faceva paura, questo non ci passa più. Grande Braga. Questo, allora, un dinosaurozzo l'abbiamo già fatto crepare, eh? Pettine verde di Franco, bevi di uomo tigre. Oh, grandi raga. Beviamo e pettinati. Ok, fatto. Allora, questo fa paura. Diciamo che stiamo anche andando in montagna, eh? Ok. Dobbiamo trovare 50 ghiande. Oh, questo se può magnà. Ecco, una volta che trovo roba da mangiare, voglio un bacio Dino Drums. Mua! Un bel bacio Dino Drums.
sono talmente stanco, ragazzi, che non sarei riuscito a giocare a un gioco di auto stasera manco pagando. No, forse a pagamento, cioè, sarei riuscito, però manco con 3 sub. Oh, qui? Oh, le ghiande, ragazzi. Ok, vedi? Allora, raccogli. Ok, ghianda. Ciao, amici. Path of Titans, nuovo gioco strafighissimo di dinosaurozzi, eh? Il primo l'abbiamo già fatto voltare di là, poverino. Il secondo, vediamo se riusciamo a farlo sopravvivere, oppure anche lui farà la stessa fine di quell'altro dinosaurozzo, eh? Allora, hanno una stazza bella grossa. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in live, eh? No, allora, secondo me io devo andare di là, eh? Mamma mia, questo è peggio di quello di prima, ragazzi, eh? Questo è peggio di quello di prima. Quello di prima almeno aveva un po' più di vitalità. Questo è stanco. Forse è stanco perché non è un carnivoro, è un erbivoro. Marco, mai giocato ad Among Us? Among Us ce l'ho, l'abbiamo portato anche... Si vede, ragazzi, che non andate a vedere il mio canale YouTube, eh? Abbiamo fatto con il mitico... Oh, vediamo... Mangia! Oh, raga! Se può mangiare! Che mangia il tipo, guardalo! Abbiamo fatto un sacco di video con il mitico Zaneboy Among Us. Ce l'ho per PlayStation anche. Ce l'ho, amico mio. Diciamo che i giochi ce li ho tutti, ragazzi. Zenzero rosso. Oh, facciamolo dormire un attimo. Ok. Ma sei scemo. Ma forse sullo zenzero non può dormire. Dai, ripigliati. Cos'è che c'ha in bocca? Ma dai! Porta come un fiore. E mangialo, no? Ma no, ma sei serio? Dai, ripigliati. Ma lascialo giusto, l'uovo. Lascia. Ah, ok, lo prende in bocca. Vabbè, ci sta. Dai, bisogna dormire un po', bisogna riposarsi. Allora lui riesce anche a... Allora, bello è bello. Le cose da fare sono anche fighe. Questo è il giocatore normale, non è multiplayer. Io speravo di fare cose anche... È timido, quando lo inquadri si gira dall'altra parte. È vero, hai ragione. Hai ragione, Franco. È un po' timidino, eh? E le telecamere, sai, all'era dei dinosauri non è che ce n'erano tante, quindi quando ne vedevano qualcuna, guardalo qua, vedi che roba, che bellino, però è bellino, eh? Sì, fa i cavolini suoi, eh? Allora, bisogna riposarsi e secondo me va un po' più veloce. Vediamo un attimo la mappa. Caspita, noi siamo lì, dobbiamo andare dove c'è il coso. La mappa è grande, raga, guarda che roba. Caspita. Ci sono delle casette però, eh? Dovrei riuscire a capire che cosa sono. È un po', diciamo, bello Among Us. Sì. Bello sì, c'è un sacco di giochi belli, ragazzi. Allora, io prima stavo... Poi tra l'altro a settembre, amici miei, uscirà il gioco... Quello dove io, Sharder, Kevin e qualsiasi altra persona che lo vuole comprare. Magari l'amico Andrea, adesso vediamo un attimo se riusciamo a convincere qualcuno. Uomo Tigre o Franco, qualcuno, insomma. No, Zenzero Rosso non si può mangiare. Dobbiamo riposare. Oh, raga, questo è un dinosauro un po' stancozzo, eh? Cioè, ha proprio un po' rotto le scatole, sinceramente. Dobbiamo star qua a aspettare, intanto chiacchieriamo un po', lui sale un po' di vita e riusciamo, magari beviamo un po' d'acqua.
È solo che anche se ci alziamo, non è che dici? Domani, domani. Beh, sicuramente Gran Turismo, Formula 1 e tanti altri giochi, credo. Dipende tutto da cosa devo fare domani con mia moglie. Anche perché adesso, ragazzi, io sono in ferie fino al 5 settembre, eh. Posso fare anche 4 live al giorno, non mi interessa se poi c'è gente o non c'è gente. E possiamo fare anche Farming Simulator, possiamo fare un sacco di cose. Perché Kevin, stavo dicendo ai nostri amici che compriamo il gioco, quello delle costruzioni, e io una o due volte a settimana, anche se non c'è gente, sì, Andrea, non ce la facevo più, guarda. Ho fatto l'ultima settimana a fare tutte le cose urgenti, Tetra Pak, ferrovie, insomma, tutte le cose che servono per voi, più che altro, perché io. Beh, i brick del latte, del coso li compro anch'io, quindi servono anche per me. E tante lavorazioni, robe di Svizzera, insomma, ho fatto anche quelli raccordi per che vanno sugli ospedali, sull'aria, penso che sia l'aria, l'ossigeno, sì, i raccordi quelli dell'ossigeno. Quindi mi sono spaccato veramente questa settimana di lavoro. E adesso 4 settimane, al 5 settembre voglio solo sentire di andare a lavorare. Prima voglio fare tutte le mie live, fare i miei video, fare un sacco di robe, un sacco di robe. Cooperhead lo volevo comprare e portare anch'io, effettivamente. Invece ho deciso di portare questo gioco qua perché non lo stanno portando tanti youtuber italiani e volevo un gioco un po' particolare. Ed è particolare, è bello. L'unica cosa che non sto notando in questo punto è che non c'è, a parte io come dinosauro, non ci sono altri dinosauri. Però non siamo online, eh? Quindi non so se è tipo un tutorial la parte qui per farci. Bisogna saperci giocare però, eh. Ma sai che io il difficile non è che io e la parola difficile non siamo due cose che vanno tanto d'accordo. Per prenderlo non mi frega niente, vado sullo store, lo compro anche adesso, proprio perché è un non so che cosa dirti, sinceramente. L'ho visto, anche perché so che è uscito un DLC poco tempo fa. Forse una decina di giorni fa, e vendevano DLC col gioco al prezzo del gioco in offerta. Quindi, non, anche quando ho visto quello lì, sinceramente lo stavo comprando. Poi ci ho fatto un po'. Boh, non lo so, amico mio. Vediamo, vediamo. Anche perché se c'erano i miei figli che mi dicevano: sì, papà, se non riesci ad andare avanti, ti aiuto io, l'avrei comprato anche subito, ti dico. Invece Leonardo e Vittorio mi hanno detto che non gli interessa, quindi praticamente se non riesco a finirlo rimango fregato. Però è quello che non riesco a capire io, ragazzi, non c'è da mangiare, non c'è acqua. Beh, quello è poco ma sicuro. Quello è poco ma sicuro. Tra l'altro ti ho accettato oggi l'amicizia su Facebook, amico mio. Ti ho visto oggi su Facebook. Vediamo, vediamo, tanto di giochi, guarda, di giochi a dover riportare tutti quelli che ho, che non ho ancora fatto, non ho finito. Ah, amico mio, grande, 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 grazie, 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 anche per me, anche per me. Infatti appena ti ho visto ti ho subito inserito, anche gli altri ragazzi non so se sono su Facebook, cosa. Infatti dico sempre, ragazzi, andate sui social, cercatevi Marco Drums Games o Marco Zanesi. E ci mettiamo, non lo uso mai, ci entro solo per leggere notizie. Ok, vabbè, fa niente, però l'importante è esserci, no? No, io Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, Telegram,
li uso per fare pubblicità e sto conoscendo un botto di gente. Però dirti che poi da questi social arrivano su Twitch e chi è? Chi è? Chi è l'amicizia in comune? Uno, un mitico amico che c'è qua con noi, o è qualcuno che magari avevo tuo amico senza saperlo? Sono curioso. Ah, ok. The Curious Man. Certo. Allora, pigna. Ma la mette in bocca? Ah, allora, ecco qui. Se non è della quest... Ah, la roccia. Roccia. Se la mette in... in... puntini, puntini. Eh beh, non ho capito che cosa, però fa niente, va bene, ci sto, se la mette in ah, la, ah, ok, adesso ho capito, infatti avevo capito la parola con la C, però non riuscivo a capire il discorso di prima arrivare adesso. Ragazzi, sono molto stanco, infatti di solito, ragazzi, quando arrivo il venerdì spacco il mondo, io faccio la live, dopo la live faccio i video, normalmente alle 11 quando spengo vado a letto a dormire perché sono un vecchietto, mamma mia. Oh, Andrea, sì, grandissimo. Allora, Madonna, questi dinosauri sono tutti lenti, ma sono veramente lenti. Poi tra un po' finirò anche da mangiare, ma è sicuro che finirò da mangiare. Poi dove sono sti sassi? Queste qua non le capisco. Allora, fortunatamente non sto... Sì, ma davvero, ragazzi, bisogna dormire un botto. Guarda qui che roba. Ma se prendo Cooper Head, ragazzi, voi venite a vedermi in live? Sto chiedendo agli amici che sono rimasti qui con noi stasera, che non sono in tanti. Vedete, quando cerco di portare dei giochi un po' diversi... Non entrano i nostri amici. Ok. Ragazzi, voi con i vostri PC da 3.000 eurozzi, eh? Mitico Salvo che si sta facendo il PC a ozzo. Reddit. Fai un sondaggio su Reddit. Reddit. Vabbè, scarichiamo. Da Discord. Reddit che cos'è? Scusami, stavo scaricando. Reddit è un luogo in cui le persone si incontrano per avere conversazioni più autentiche e interessanti su internet. Sì, effettivamente ci potrebbe stare. Oh. Che cos'è? I licis. Non li mangia. Allora, come quell'altro, ragazzi, stiamo arrivando a fame e sete. Vediamo se troviamo una pozza.
una pozzanga, magari poi lui. Oh cacchio! Porco schifo, no! Scusate, è morto anche Andrea Tigre, Francosaurus, è morto Nürburgraus. Vabbè, facciamone un altro, va. Allora, Ceratosaurus. Ma dov'è il Tyrannosaurus Rex? Vai, raga, Tyrannosaurus. Nome, nome, nome ragazzi, voglio il nome, voglio il nome. Forza. Voglio un bel nome, ragazzi. Cooperhead credo che si scriva così. Nome, amici, datemi un nome. A Cuphead. 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 Boh, sa il cazzo. Dai, nome, nome, nome. Come lo chiamiamo il Tyrannosaurus? Marcosaurus. Dai, dai. Marco. Facciamone uno. Marcosaurus. Incredibile che mamma mia. Allora, Marcosaurus, ok. Giuliano, così, Giulio. Andrea. Oh, sì, giallognolo, mi piace. Mi piace. Ah no, acquista era, cazzarola. Che balordi. Allora, a me nel pacco fondatore hanno dato tutti i 26 dinosauri. Raga! Uccidi! Sì, eccola. Adesso ci sono. Cos'è quel simbolo? Quel simbolino qua nuovo che non avevo mai visto prima. Credo è dove si può uccidere la gente. Ah, tra l'altro c'è una bella pozza, eh. Beve lui qua? Sì, lui beve. Lui non ha tanti problemi. Arrivo. Oh mio Dio! Bene, amore mio, vieni tata. Allora, no, raccogli, non va bene. Credo che qua è dove posso andare a cacciare, eh. Urca loca, urca. Dai, ma non farmi far 100 km per scendere giù. Questo è proprio lentozzo, eh. Ma possibile che era così lento il Tyrannosaurus Rex? Allora, uccidi 3 paleo Zaniwa. Oh, non corre sto scemo. Mamma mia. Dai. Si cala giù. Oh, guarda che guarda questo. Urca. Urca. Questo non scherza, eh. Tyrannosaurus, ragazzi, è cattivo, eh. Cattivello. E non ha. Guarda che roba. Ti guarda in camera, ti guarda in camera e dice occhio che se arrivo te sgagno. Madonna, ma bisogna stare un sacco di tempo a aspettare. È un gioco abbastanza lento, devo dire la verità. Molto figo, non so se
poi magari è con l'online che ci saranno altri dinosauri, però la parte offline qui di gioco singolo non ho ben capito se è il tutorial per farti vedere come gioco, di imparare a andare nelle varie zone, scoprire tutta la mappa, mangiare, fare queste cose qui, e quindi poi dopo magari ci saranno altre missioni o altre mappe, perché se non sbaglio sono 2 o 3 mappe. Ok, mamma mia, sto robo. Tra l'altro è uguale al terreno, eh? È verde e marrone come il terreno. È tosto, eh? Ma dove va? Proprio, diciamo, ragazzi, che sono tosterelli, sti cosi. Oh. No, dai, non dirmi che è già morto. Ma l'altro, sì. Sì, Franco, è morto. È uscito fuori dal tracciato e l'abbiamo perso. È già il secondo Dino, eh? Grande Drums. Oh, Actention. Che mo se magna. Il tempo di andare a bere. Esatto, se è morto tutto. Oh, cosa fa qua? Guardiamo, guardiamo. Serio? Nessuna interazione. Oh! Sghiamo, sghiamo, sghiamo! Guarda che è uscito il tipo! Oh, devo mangiarlo! Mangialo! Oh, scemunito! Dai! Come cazzo lo mangio? Oh! Allora, uccidi un tipo. Mangia o prendi? Dai, guarda che roba, raga! Opa! Oh, caspita! Qui è un po' più, si è un po' animata la situazione, eh? Ok, qua si è un po' animato il tutto perché c'è la faccenda di caccia creature. Quindi quello lì non era un pale Palaeosaniwa. È difficile capire anche chi è il Palaeosaniwa. Facciamolo star tranquillo, sto catorcio di robo gigantesco. Sicuramente è più tirchio di dinosauri. Guarda che braccine. E questa sì, questa è vero, eh. Tra l'altro dicevano che doveva essere quello più cattivo, ma non lo era. Cioè, nel senso, faceva paura e si incazzava come a bestia proprio. Però, da quello che ho capito, in certi documentari non era tutto sto granché, eh. E poi si ribaltava perché c'aveva le braccine corte, però non lo so se è realmente così, perché poi, ok, non ho pazienza di aspettare che si ricalca, ma se gli prude, amico mio, se gli prude comincia a ammazza Twitch. Che cosa vuol dire burrov? Perché non mi hanno tradotto burrov? Cioè, fammi capire perché non mi hai tradotto burrov, vabbè. Secondo me, vi do una previsione, c'è il comando previsione del giorno, muore anche questo, riuscirò a fare morire anche il mio Tyrannosaurus Rex. Oh!
simulativo. Tirchio come mi? Tirchio com'è? Non mi dispiacerebbe. Eh sì, è vero. Oh, questo è il Tacariva lì qui, eh. Eccolo qua. Eccolo qui. Eccolo qui. Paleosaniwa. Vabbè, però se mi dà sempre lo stesso posto per trovarli. Ah no, nessuna interazione, porca la miseria. È che non se l'è neanche mangiato. Allora, se poi mi rompe le scatole che qui non c'è l'acqua, qua mi arrabbio, eh. Mi arrabbio sul serio perché di acqua qua ce n'è un botto su sto punto della mappa, eh. Pettine. Ma non sono tipo le patatine. Cioè indietro il posto, ma non c'era nessuna interazione disponibile. C'è che facciamo un po' il bagnetto, dai. Vediamo che motore ha questo CBR. Tra l'altro la coda è entrata dentro nel terreno. Guarda che bel baghettino che ho trovato. Guarda qua, col codone dentro nel terreno. Bella lì, bella Tyrannosaurus Rex. Sei un grande, sei un grande. Allora, vado e devo andare. Sono qui. Dai, serio? Vabbè, andiamo, va, perché dalla faccia mi sembra un po', anche a me, un po'. Tra l'altro è lento, 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 lento. Secondo me bisogna prendere. Hai presente tipo, non c'è il triceratopo, il come si chiama quelli che si mettono in gruppo? Forse non c'è perché si mettono in gruppo. Che cacciano in gruppo, sono veramente tosti. Per ah, no, il velociraptor, grande Franco, vero? Il velociraptor. Ragazzi, stiamo facendo morire il mitico Tyrannosaurus Rex in all'incirca 10 minuti, 10 minuti alle mani di Marco Drums, crepano tutti. Questo è ancora più, mamma mia, questo è proprio, questo è tipo la BMW M6 al Nürburgring Nordschleife, è palloso, anche se è una bellissima macchina, il tracciato migliore, è un po' stressante, giustamente, anche le gambe devono essere corte come le braccia, e ti hai scelto il metodo migliore per farlo, esatto. Esatto, esatto, esatto. Però sostanzialmente è un bel gioco, eh. Sostanzialmente non è male. Bisogna capire un po' di cose perché non ho visto tutorial. Però se ti devo dire la verità, all'inizio mi aveva scritto tutorial, però io chiaramente ho schiacciato no. Il problema sono i minuti. Cioè, perché mi hanno fatto 20 minuti per poter andare lì? Ma stai calmo, no? Cioè, perché mi devo fare quei minuti contati che devo correre? A me piace esplorare. Piace andare. Onestamente è troppo complicato. Non è immediato, sì, sì, assolutamente. Guarda, io ho giocato e avevo visto Ark in Fiera Milano quando non lo conosceva nessuno. Ed era un casino assurdo, non c'era neanche il tutorial, dovevi imparare tutto. E adesso invece c'è un sacco di gente, anche tipo Kit, Tsune, Axel e tanti altri anche che vengono da noi, che ci stanno giocando anche con un bel pubblico che segue Ark Evolution, magari si chiama. Quindi credo che se prende bene, se riescono a beviamo acqua, se riescono a non dirmi che non ti piace, perché qui è acqua pura, acqua purissima, bevi, bravo, bravo, bevi.
È un po' come Ark, comunque. Ark, diciamo che bisogna. È da fan base, no? Ti fai la fan base di gente che piace questo tipo di gioco, Andrea. Quello sì. Mollusco. Picchiaduro. Marco è picchiaduro. Ma è una domanda? Beh, per averli do tutti i picchiaduro, però non mi fanno morire, a parte Mortal Kombat, Tekken, li ho comprati tutti, tra l'altro. Non so. Sì, mi piacciono, ma mi annoio abbastanza facilmente. Non so perché, però mi piacciono, sì. Allora, io, amici, stavo cercando di trovare alghe. Non ce ne facciamo niente delle alghe. Non ce ne facciamo nulla delle alghe. Stavo cercando di trovare un altro gioco per creare una fanbase su Twitch, ma faccio fatica. Allora, adesso io voglio portare Multiversus, ragazzi, eh. Poi se volete anche giocare insieme a me non c'è problema. Si può fare, è una bella giocata insieme. Multiversus. È online, è gratuito. Quello sarebbe figo, eh? Inaspettato. Sarebbe la ciliegina sulla torta di questo gioco. Fatto bene, eh? Fatto bene, fatto bene. I dinosauri sono fighi. Ci vorrebbe un po' più di vita. Guarda Andrea, se solo ci fossero altri dinosauri e magari bisogna scappare e magari bisogna crearsi una tana, perché si crea la tana, è che non so io come si fa. Diciamo che quando crepo devo provare a fare un'altra partita a vedere se c'è il tutorial. Perché magari nel tutorial mi spiega altre cose. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Magari nel tutorial mi spiega a fare altre cose, invece che faccio io un po' così, però la questione dei minuti mi rode un po'. Cioè, guarda dove devo arrivare. Come faccio ad arrivare là in 14 minuti? Questo qua è lento. The Forest ce l'ho, l'ho portato e non è che attirava tanta gente, ti dico la verità. Perché io prima di fare un gioco provo a tastare al pomeriggio e alla sera, no, Andrea? Quanti stanno guardando quel gioco lì su Twitch? E a parte i soliti, non c'è molta gente. Multiversus c'è un po' di gente che lo guarda. Multiversus può essere una bella alternativa, sì. Giochi vecchi non li guarda più nessuno, a meno che, vabbè, vai a prendere lo youtuber famoso e allora lì guardano qualsiasi roba. Non è importante il tipo di gioco che portano. Ma ti dico la verità, stasera mi sono divertito con questo gioco. Dai nomi alle cose da fare, non male, non male. Però chiaramente magari è un po' lentino. Sto cercando Andrea, non riesco a capire perché a parte il boom iniziale adesso si è un po' fermata sia di follower che anche di gente. C'è da dire la verità che siamo a agosto, fa un caldo sopportabile e i nostri amici e la gente comunque va a farsi la passeggiata, va a fare il lago, il mare, cioè sinceramente va fuori la sera a mangiare qualcosa, quindi il calo d'estate credo che ci sia sempre per tutti perché anche vedo tanti altri youtuber che li seguo proprio per vedere che cosa fanno, cosa portano e sì, esatto, infatti stiamo dicendo la stessa roba Andrea, diciamo le stesse cose, nello stesso tempo, grandissimi, esatto, forse se cominciamo a streamare in quarantena avrei già un migliaio di persone, diciamo che ho cominciato solo quando c'è stato Gran Turismo, quindi
su Twitch sono arrivato a Gran Turismo in poi, non prima. Prima facevo le live da YouTube, ma ti dico la verità che è peggio che andare di notte. YouTube non c'era tanta gente. Anche gli animaletti, poverini, stanno soffrendo. C'è Olivia e Mina che sono sdraiati sul pavimento, poverini. No. Dai! Oh, prendilo sto robo! Oh, cacchio! Sì. Sì, infatti sono venuto qui. Ho un bel cadaverino, vedi? Ce lo possiamo mangiare? Mangiamolo. Wow, lo squarta per bene, eh? Ai ai ai. Vabbè, intanto abbiamo mangiato, però. Sì, YouTube a me piace un sacco. Prima perché salvo i video e rimangono salvati, invece da Twitch sapete tutti che dopo 15 giorni spariscono. E mi piace appunto per quello, fare le live magari di giochi non proprio famosi, ecco, che però non, sinceramente non so. Dai, ma sta correndo più di me. Ma dai, ma come corre? Ma non ci credo. Sto rottame, vai, prendi, vai, là in fondo. Ah, sì, infatti. Ma dov'è tutta sta? Ma dai, ma porca miseria, mi devo fermare a far riposare sto scemonito. Dai, riposati che ti ho schiacciato il triangolo. Mamma mia. Guarda dov'è, lo vedo là in fondo. Lo vedo in fondo, dai, riposati, scemonito. Mamma mia, quanto tempo perso. Qui ci sono giochi questi tranquilli da PC che ti metti lì pian piano, fai le cose. Chiedi, devo capire Danger and Dragon, che gioco è? Ciao amici. Siamo un Tyrannosaurus Rex e non ha voglia di correre, è lento come pochi. È lentissimo, allora niente, quell'animale là si è salvato. Dobbiamo andare di qui, ma non ci mette nulla proprio, nulla a sto Tyrannosaurus, Marcosaurus, Drums. Si stanca tantissimo, ragazzi. Guardate il facciozzo, è bello arrabbiatozzo. C'era un qualcosa, eccolo qua. Vediamo. Non fate arrabbiare il Tyrannosaurus Rex, eh. Sì, ha digerito Franco, eh? L'animaletto che ha mangiato prima, adesso ce ne mangiamo un altro. Però gli faccio prendere la vita per la forza qua, perché sennò. Allora, questo credo che non muore, però questo non riusciamo ad arrivare alla meta e secondo me. A domani, grazie Andrea, grazie mille, ci vediamo domani. Sì, esatto. Prima lo facciamo riposare sto scemunit,
Ciao Andrea, grazie di essere stato con me, grandissimo, davvero. Comunque è stata una bella live con i nomi che abbiamo scelto, divertente e tutto. Grazie, grazie, grazie Andrea. Buonanotte, amico mio. Ci vediamo domani. Buonanotte, grande Franco. Sì, ciao Andrea. Anch'io ho un bel quarto d'orina, alle 11 comunque stacco, raga, perché sono... È vero che sono in ferie, ma... Eh sì, Andrea, grande Andrea, grandissimo. Grandissimo, ciao amico mio, buonanotte. È vero che sono a casa, ma è anche vero che sono distrutto, distrutto, distrutto. Vediamo se salta fuori qualcosa da magnà. Buono, corri. Oh, e prendilo. Mangiato, no? Ma porca loca. Papà che scemunito. Oh. Magniamo. Miam. Già mangiato. Sì, ma è impossibile in 5 minuti che vado fino là, eh? Impossibile. La finiamo anche prima, mi sa, di un quarto d'ora, amico mio. Oh, qui è pozza, eh? Oh, beviamo l'acqua? Dici che è buona? O è un po' fangozza? È troppo lento, 5 minuti arrivare fino là. Guarda dove devo arrivare. Beh, però, dai, proviamoci. È come il Nürburgring, anche magari sbagli una curva, però dici, vabbè, ci provo, poi ti va di culo. Sì, questo è il dinosauro più lento che ho preso, però, in tutta la sera. Il Tyrannosaurus qui è veramente assurdo. Riposiamoci perché qua... Incredibile. Vediamo se in 4 minuti e 48 riusciamo a arrivare là. Il bello è anche che devi stare un botto di tempo, eh? Fiori per l'alveare è andata. Uccidi 3, ne ho ammazzato uno. Minuti, vediamo se riusciamo a arrivare, se no mi sa che a 4 minuti credo che finisca la missione principale e non c'è più niente da fare, ti butta fuori, credo, eh. Magari domani me lo guardo un attimo non in live, capisco un attimo come fare le cose perché è molto bello. E dai, c'è anche tutto ma come salgo io di lì? Allora, devi calcolare, Franco, che questo gioco quando poi uscirà free to play ci sarà un dinosauro solo e voi per poter provare tutti i dinosauri dovete comprarli. Eh? Invece il pacco fondatore diciamo che... Eh sì, direi anch'io che è il caso. Eh? Diciamo che i tutorial sono un po' una rottura, non ho mai voglia di fare i tutorial, però effettivamente magari sarebbe andata diversamente la live anche, magari un po' più noiosa col tutorial, invece così è stata un po' più vivace perché devo scoprire come si fanno a fare le cose e sono morti un sacco di dinosauri, eh? Magari nell'altro modo col tutorial non li facevo morire, però non è mai detto. Allora, a livello proprio di intrattenimento credo che non è il top, però a livello di gioco mi piace un casino, è rilassante. Una strage, sì, la strage di dinosauri. Ah, vedi che siamo arrivati e mi ha dato 28 minuti per andare all'altra parte? Fico. Allora, che cosa c'è qua di verde? Questa cosa qua del verde non l'ho capita. Vediamo un attimo che cos'è. Sta roba verde, una grotta, un habitat.
Sarebbe figo, eh. Dove posso riposarmi? È su qui, eh. Io non vedo entrate. Mamma, quanto è lento sto Tyrannosaurus Rex. Guarda che c'è la roccia. Che è sta roba? Mamma mia, com'è lento. Secondo me mi faccio del male. Oh, devo farlo riposare, è incredibile. Mi sta facendo diventare scemo sto robo. Ma dove va? Ma dove va? Che è dentro la roccia? No! Ah, oh mio Dio! Quasi mo! 8. Mamma mia ragazzi, che roba, che carneficina, poveri dinosauri. Aia, malissimo. Si fanno malissimo quando cadono. Ma malissimo proprio. Ma qui che cosa vuol dire sta roba qua? Sta roccia col verde, mi incuriosisce. Io non ci vedo nulla però. Mamma quanto va lento. Porca loca, oh, mi sta facendo venire il latte alle galline. Allora, non è qua, eh. Mi sto allontanando. Dai, Edo, riposati, mamma mia, che roba sto coso. Sta facendo. Vai giù, riposati. Ma io non lo so. È un po' paranoica sta cosa. Franco, che cavolo! Oh, non sta correndo, sta soltanto camminando. Che è grosso, quindi. Ecco, si è incastrato nell'albero. Questo non ho capito che cos'è. Mamma, anche l'ultimo pezzo se. Usa pietra miliare. Porta i tuoi amici in questo luogo. Una volta che inviti un amico, deve tornare alla schermata e selezionare il personaggio e settare invito a Monster per essere portato da te. Dopo l'uso. Ah, figo. Serve per l'online. Missione fallita. Ah, bellissimo. Vabbè, dai, allora facciamo una cosa. Se io faccio disconnetti, che cosa succede? Non me lo fa morire, vero? Vediamo un attimo. No! Me l'ha fatto morire! Ah no. No, 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 no. Entra nel server, fammi vedere se riparto da lì, se salva. Volevo solo vedere se mi fa salvare il punto. Sì. Beh, dai, però è figo, però è figo. Sono già morto praticamente, però ci sta. Allora, amico mio Franco, grazie davvero tantissimo di essere stato qui con me e sei riuscito ad arrivare fino alla fine. Grazie, amico mio. Grazie a tutti quelli che siete stati dentro stasera in questa mega live di dinosauri. Io stacco perché sono veramente distrutto. Ci vediamo domani pomeriggio e domani sera. Domani pomeriggio ore 15, domani sera ore 21. Sempre se non vado al lago faccio cose strane. Comunque sono in ferie. Ci sentiamo su Discord per qualsiasi cosa. Grazie a te per la compagnia. Buonanotte. A domani, amico mio Franco. Grazie. Grazie Franco, davvero, grazie tanto per essere stato con me perché poi alla fine ci siamo divertiti e questo bel dinosaurozzo non l'abbiamo ammazzato, quindi possiamo dire che 3 a 1, no, 2 a 1, 2 a 1, 2 morti e 1 vivo, dai, ce l'abbiamo fatta, amico mio. Ciao, buonanotte a tutti, buonanotte ragazzi, ciao ciao Franco, buonanotte amico mio, ciao, notte, notte.